Allora, eccoci qua alla seconda gara di gelati 2010, ricordiamo l'anno scorso vincitore Dario. Secondo questa gara dovevano esserci tipo 20 persone. Secondo, di secondo, vabbè. Dovevano esserci 20 persone, invece siamo i soliti 4 sfigati, ma vabbè, ecco uno dei partecipanti. Leo Porco. Con ben un chilo di crema, nocciolato, caffè e affogato alla gianduia. E questa è menta. E come se non bastasse, un altro mezzo chilo di menta. Guido. Guido. Con sorbetto di limone, mezzo chilo. Lui è una nuova faccia qua, da McDonald's. Ormai un veterano con me. Un chilo e mezzo di limone, fragole e vaniglia. Mentre io, Seba, con cioccolato, pistacchio, fragola, eccetera, eccetera. Ma fa che fa, mezzo chilo. Ecco, iniziamo. 15:33. Ed ecco che Guido ha completato i suoi primi 500 grammi. I primi suoi 500 grammi. E ora correrà giù il supercorpo a prendersene un'altra. Detto Guido. Seba invece già dopo un gusto 250 grammi, ha già un mal di panza atroce. Leo invece galoppo sicuro dei suoi mezzi. E ha già quasi finito mezza vaschetta. No, si è convinto del secondo posto. Forse può puntare anche al primo. Primo posto ambito al veterano Carlo Guido Coriso, che è più lento del solito. Vediamo, la sua vaschetta peserà 5 kg. Guido è corso giù a prendere un'altra vaschetta. Tempo 18 minuti, si prosegue. Signori e signori, manca un quarto d'ora al termine di questa seconda gara di gelati 2010. Vediamo Carlo che per distrarsi si è messo le cuffie di Guido. A quanti grammi sei? Quanti grammi sei? Cazzo me. Non te ne fini quella roba. Beh, per me sì. Sarà un chilo. Te sarà un chilo. Oltre un chilo. Lei era pieno e era anche gelato. Guarda quanta roba te avanza. Guarda quanta roba che Sì, era pieno più solo. Guido che se partì a razzo che rallentai i ritmi. Ti viene da sbrumare un poco? Un pochettino sì, ma fa tipo 150 grammi. Mi alto che un pochettino, mi stavo per sbrumare l'anima. Ti invece? Mi manca quasi niente. Devo far finta di essere sereno. No, ma al solito il caffè arriva fin qua. E se bestiale! Con quasi ci vedo un chilo, ma anche roba! Prossimo video a 5 minuti dalla fine. 3 minuti, signori e signori. Io sono allo stremo. Sono un po' sbrumerò tutto. Lui non ve la fa più, però che praticamente fine sulla vaschetta. Carlo sostiene che il limone lo ha strenuato. Cioè, nonostante il suo fatico avanti, ma prima che ha fatto pausa perché non ne poteva più. Lei invece mi ha scoresato in muso, rischiando la squalifica. Ma nonostante ciò, vediamo che il temerario Leo Porco ha finito un chilo e che inizia. No, non sì. Un altro mezzo chilo di menta che ha una consistenza. Guarda. Non è che non dico. Vedremo fra altri 2 minuti, signori e signori, e stabiliremo il vincitore. La gara è ufficialmente finita, vediamo Leo, un papabile vincitore, vediamo prima sgranchirsi, ora Carlo, che ricordiamo si è tolto le mutande per stare più leggero, e sostiene di aver visto una Madonna con in testa una corona di gelato. Sì, è vero, voglio rimorzare. Guido, la new entry, il rookie, che non si pensava, ma ha finito un chilo intero, e se va quest'anno deludente... Pranzato troppo. Anch'io ho pranzato. Non me l'ho fatta. Non posso più. Che avrò mangiato un 700 grammi, signori e signori. Ora procederemo con il peso per stabilire chi è il vincitore della gara girata 2010. Non posso piegare. Qui presente De Petris Carlo. Non le mutande. E il Porco. A dopo per la premiazione. Arrivando i contenenti per il primo posto, che si scontreranno all'ultimo cheino per determinare il vincitore.
Tana. Fase di svuotamento del piatto di canna, una vaschetta vuota di Guido per determinare. Sei identico. Come sei identico. Allora determineremo il vincitore. Sì, è una zona palese sua, però. Questo è il gelato avanzato di Leo. Sono uguali questi due. E questo è di Carlo. È uguale, io non sei più un cazzo, lei. No, perché sono uguali dei cazzi. Allora, mi propongo una lotta all'ultimo cucchiaino adesso. In 10 minuti, chi ne mangia di più di questo? Sarebbe una sfida a lui. Aspettiamo 5 minuti. E vedi che sono uguale questo, Guido. Sono uguale il mio. Sei pareggio tra le due che ha visto, che vinto Leo. No, secondo me. Anche secondo me è uguale. Non vale niente. Va, pari all'ultima sfida al tranzo, l'ultimo cucchiaino, come l'anno scorso. Per 5 minuti, ora fai un po' di pausa, poi iniziamo. Ho vinto Leo. Mica ho perso. Vabbè. Si parte, un cucchiaino a testa, chi rinuncia al proprio cucchiaino. Sì. Chi rinuncia al proprio cucchiaino per primo ha perso. Vediamo, vai. Sembra. Alla menta, tocca a Carlo, stesso cucchiaino fornito da Seba. Quello stronzo che ha inventato sta gara, maledizione. Sì. Sì, esatto. Che cazzo ci ha fatto fare? Dai, vai. Secondo. Specifichiamo che sono andati a cagare nel contempo. Eh sì, eh. Volevi vedere come vai a vedere? No, grazie. Tocca Leo. Ben pien. Mamma mia, che merda che sarà. Tutto squaià. Sembra un yogurt, guarda. Ti piace, eh? Ti piace, ti piace. È anche caldo. Ti viene su, Leo? Un pochino. Te lo caverà nei polmoni, te lo caverà. Ma non è un sacchetto, dai. Chi tocca? Dai, uno a testa. Che cucciaino siamo? Ben pieno. Cesto.